Se non è la partita più importante dell'anno, poco ci manca. Stasera il Genoa si gioca una fetta consistente d'Europa. La sconfitta col Valencia e il contemporaneo successo dei francesi contro lo Slavia Praga condannano i grifoni a fare il risultato nella seconda trasferta del girone. Il Lille è avanti di un punto e con una vittoria andrebbe a più 4 sui rossoblù, che sarebbero costretti da una rimonta miracolosa nelle tre restanti gare. Si gioca per vincere, ma si strizza l'occhio anche al pari. Ottimo risultato in vista del ritorno a Marassi tra 2 settimane. Intanto l'eco della batosta con l'Inter non si è ancora spenta e forse è un bene per il Genoa tornare subito in campo. Nel momento più delicato della stagione, Gasperini ha deciso di uscire allo scoperto per difendere la squadra dalle critiche e mettere fine alle voci di attriti compreziosi. Sappiamo che è una partita difficile, però cercheremo in tutti i modi di trovare un risultato positivo. È inevitabile che dopo un risultato del genere qualche critica alla difesa sia arrivata, ecco l'occasione immediata per il riscatto. Sì, ma non basterà una partita, dovremmo essere attenti e concentrati molto di più in tutto il proseguo del campionato. Ora abbiamo subito questo test importante domani e poi piano piano cercheremo di mettere a posto i meccanismi. Quanto è importante, quanto ci tenete a questa partita? Ma tantissimo, visto che anche noi siamo in lotta ancora per una qualificazione, ce la metteremo tutto per passare questo turno. Qual è il morale che si respira nella squadra? C'è voglia di riscatto dopo la sconfitta di sabato? Ma sì, dopo queste partite, queste debacle, come si dice, bisogna subito reagire al più presto, visto che abbiamo una partita subito ravvicinata e cerchiamo di fare il nostro meglio. C'è da domani. È un bene che questa partita così importante arrivi subito, così presto, dopo una partita brutta come quella di sabato. Beh, forse è proprio questa la fortuna, che abbiamo molti incontri ravvicinati e per questo dobbiamo subito alzare la testa e cercare di lottare per una vittoria già da domani. Si fa il tuo nome in trattative di mercato, ti disturba, ti fa piacere? Ma io già non guardo queste cose, siamo ad ottobre, già si parla di queste cose, quindi non mi va assolutamente, visto che dobbiamo subito reagire e cercare di fare il risultato già da domani. Che risultato auspichi a Lille? Che cosa può essere utile per guardare con ottimismo il girone? Ma dopo, ti ripeto, dopo la sconfitta di sabato, una vittoria sarebbe il massimo. Sappiamo che è una squadra forte e quindi cercheremo di prendere questa gara con le molle e cercare di vincere almeno questa partita. Il pareggio potrebbe bastare in vista di un regolamento dei conti a Genova. Ma poi sappiamo che c'è il ritorno in casa nostra, però adesso andiamo lì con la giusta tranquillità e cerchiamo di affrontare questa partita alla grande. Ti aspetti una reazione anche a livello mentale e non solo dal punto di vista del gioco? Beh sì, è normale. Dopo una sconfitta del genere si sta più attenti, si guarda più alle cose con calma e quindi bisogna affrontare questa partita, ti ripeto, proprio nei migliori dei modi, perché già dalla retroguardia che abbiamo preso un bel po' di gol, quindi anzi deve partire da noi questa cosa. Con quale spirito parte la squadra verso la Francia? Ah, con il solito spirito, quello vincente. Noi andiamo lì, sappiamo che di fronte abbiamo un'ottima squadra, molto probabilmente la squadra con cui ci giocheremo la qualificazione fino alla fine. Sappiamo che è una partita difficile, però bisogna andare lì con la nostra mentalità e cercare assolutamente di vincere la partita. Il recupero di Criscito in un ruolo delicato come quello di esterno destro è fondamentale per Gasperini? Ma come mio ruolo tutti gli altri sono fondamentali, abbiamo la fortuna comunque che tutti si sacrificano, danno l'anima in campo e questo è molto importante. L'occasione buona, quella dell'Europa League, di dimenticare in fretta la batosta di sabato sera? Ah, è solo una brutta batosta, ma è già stata archiviata. Pensiamo alla partita di domani, che è molto importante, ci giochiamo un pezzo di qualificazione e siamo concentrati solo per quella partita, non bisogna pensare alla partita di sabato. All'Europa League il Genoa crede molto? Sì, ci crede, anche perché abbiamo dimostrato di essere competitivi, siamo andati anche a Valencia a giocare la nostra partita in un campo difficile, quindi sono partite particolari, diverse comunque dalle partite del campionato italiano, però noi ce la giochiamo. Una vittoria, una sconfitta, un risultato positivo in Francia sarebbe un viatico davvero importante per il proseguimento del cammino in Europa? Beh, assolutamente, sarebbe un passo importante in avanti. Bisogna andare lì, ripeto, concentrati e con l'umiltà giusta.